Nel percorso fotografico di Claude Gaon si possono individuare una serie di identità concettuali della fotografia, che comunque rimane una modalità privilegiata e quasi una prassi quotidiana nell'indagine identitaria e nella narrazione del sé attraverso il corpo. Come avviene questo nella produzione fotografica di Claude Gaon, anche in rapporto a distanze che si sviluppano invece, per esempio, nel linguaggio verbale, quindi in tutta la sua complessa produzione, che non fu soltanto fotografica o militante nell'ambito della produzione artistica, qua va dei surrealisti, ma anche letteraria, politica. La figura di Claude Gaon è estremamente complessa, eclettica, sfaccettata e, come molte figure legate al periodo delle avanguardie, e nel suo caso in particolare al movimento surrealista, si dedicò a più linguaggi. La fotografia rimane lo strumento privilegiato di narrazione di quella che lei stessa definì un'avventura invisibile, che è una narrazione di se stessa, del suo percorso esistenziale condiviso con la sorellastra e compagna di vita Marcel Moore, quindi di un'identità lesbica, fra le prime teorizzate a livello sia letterario in maniera estremamente suggestiva, con riferimenti al mondo classico, al mondo simbolista, fino ad arrivare a una scrittura parecchio influenzata dal surrealismo. E poi soprattutto appunto attraverso la fotografia. Inizia la sua avventura fotografica prima di incontrare il movimento surrealista, quindi a partire dal 1911, e la porta avanti fino sostanzialmente alla morte nel 1954. La produzione fotografica spazia dagli autoritratti, che sono una testimonianza di questa relazione, realizzati, concepiti insieme alla compagna, e poi appunto si accosta anche a modalità estremamente sperimentali, come quelle del fotomontaggio, che vengono inserite poi insieme alla scrittura, per esempio nel suo capolavoro che è Avenue non Avenue, uscito nel 1930, tenuto a battesimo proprio in ambiente surrealista. Il rapporto tra immagine e scrittura è continuamente aperto, messo in discussione. La sua scena teatrale performativa è una scena plurale, a più voci, con maschere, travestimenti continui, ed è in qualche modo incarna il binomio arte-vita perseguito dalle avanguardie, e lo mette in scena in maniera continuamente problematica, anticipando in maniera straordinaria quello che poi sarà la ricerca di fotografe come Cindy Sherman, Francesca Woodman, quindi aprendo la strada verso quella che è la postmodernità, il discorso sull'identità di genere, ma anche proprio sulla quella che è la morte del soggetto, così come è stata definita, quindi la decostruzione dell'io forte, narrante, moderno, che in qualche modo collassa sia nella scrittura, ma soprattutto attraverso l'immagine, che non è mai certa, ma è sempre una messa in scena, una performance di una possibile identità, di un'identità plurale. Claude Gaon fu anche scrittrice e frequentò i circoli intellettuali e letterari della Parigi post-dadaista, per poi frequentare e gravitare nell'ambito invece dei surrealisti con Breton. In questo caso, quindi, nel tuo saggio, appunto, oltre all'analisi della produzione fotografica, c'è anche uno studio delle fonti originarie, sia poetiche che letterarie. Quindi, in questo caso, qual è l'apporto e il significato di questo percorso radicale di Claude Gaon, che appunto era dichiaratamente lesbica, ebrea e in modo quasi sfacciatamente provocatorio, come sottolinei nel testo, portò anche questo sodalizio nella sua pratica quotidiana e in una continua contaminazione arte e vita che riprendeva appunto questo spirito anticonformista e eversivo contro i cliché della propria epoca. Come molte donne che attraversarono la stagione surrealista, anche Claude Gaon è in qualche modo irriducibile ai termini bretoniani del movimento, li trascende, li supera, ma nello stesso tempo, attraverso il contatto con Henri Michaux in primis e poi appunto André Breton, che conoscerà nel 1932, viene incanalata verso un certo tipo di ricerca, e allo stesso modo dà un contributo attraverso soprattutto i suoi scritti, che sono la parte più compresa dai surrealisti, che la spingeranno anche a pubblicare, dà un apporto originalissimo. Questo suo percorso prosegue anche dopo gli anni 20 e 30,
quando si trasferisce sull'isola di Jersey nel 1938, come dicevo prima, attraverso questo binomio continuo fra arte e vita, e quindi la sperimentazione di una militanza anche politica attiva, di un'attività di resistenza vera e propria attraverso la produzione di fotomontaggi, di immagini che venivano utilizzate proprio per minacciare le truppe naziste che avevano invaso l'isola di Jersey nel 1940, un'attività che poi porterà sia Claude Cahun che la compagna ad una condanna a morte, a una lunga anche prigionia, durante la quale la loro casa verrà messa sotto sequestro e parte del loro materiale distrutto. Quindi è un percorso estremamente interessante che da un lato si lega alla sua biografia e che oscilla tra quella che è una ossessione narcisistica, ma anche una continua espansione attraverso proprio le esperienze di vita, le relazioni. E fu in contatto con i più grandi artisti intellettuali dell'epoca, da Salvador Dalí a Jacques Lacan, Georges Bataille, Antonin Artaud, e in qualche modo incarna lo spirito di quell'epoca e anche quella particolare sensibilità culturale che si era creata nella Parigi degli anni 20 proprio attorno a degli ambienti lesbici o comunque totalmente al femminile, in particolare attorno alla figura di Sylvia Beach con la libreria Shakespeare & Co. e la sua compagna Adrienne Monnier con la libreria Aux Amis del Livre, che erano due poli di attrazione di pensatrici, giornaliste, artiste da tutto il mondo, quindi non solo dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti, per cui sono una serie di incontri fondamentali per lo sviluppo della sua ricerca. Un'ultima battuta con un'appendice finale del tuo testo in cui dedichi una interpretazione, una insomma, narrazione di due documentari, tra l'altro presentati a Bologna, che con differenze stilistiche hanno un approccio comune e che raccontano appunto della vita di Claude Cahun in relazione anche al rapporto con Marcel Moore. Si tratta di due film che sono arrivati a Bologna nello stesso anno, nel 2006, su iniziativa di Soggettiva Arcilesbica. Primo, Playing Apart di Liz Teen del 2004 e il secondo, Lover Other, The Story of Claude Cahun and Marcel Moore del 2005 di Barbara Hammer. Entrambi i documentari si focalizzano proprio sulla componente relazionale della produzione artistica di Claude Cahun e dedicano ampio spazio anche alle vicende legate alla resistenza, ricostruendola in maniera estremamente precisa, utilizzando l'apporto di testimoni, di sopravvissuti e di materiali recuperati principalmente proprio dall'archivio di Jersey. Entrambi quindi sottolineano questo binomio arte-vita. La forza del binomio, Liz Teen in particolare poi rimette in forma, in scena alcune performance attraverso l'apporto proprio di una compagnia di danza e di uno studio coreografico estremamente preciso, mentre Barbara Hammer dedica una parte più estesa alla ricostruzione critica, intervistando Whitney Chadwick, che è considerata una delle storiche dell'arte femminista più importanti, che si è occupata proprio del recupero delle figure femminili all'interno del surrealismo. Si tratta di due documentari nei quali in maniera molto interessante viene trascurata tutta la storia parigina, in particolare a livello proprio di fisicità, di luoghi. La città di Parigi è pressoché assente, è presente negli apporti di tipo intellettuale, negli scambi relazionali, ma in realtà poi lo spazio vero e proprio in cui si compie e si conclude il percorso di Claude Cahun e Marcel Moore diventa l'isola di Jersey, dove ancora appunto è possibile recarsi e consultare il materiale del Jersey Heritage Trust, che è anche in gran parte online sul sito della Fondazione.